era stata annunciata come l'edizione più difficile di sempre, la corsa per la storia, la corsa contro il Covid. Fino a qualche mese fa nessuno poteva immaginare che nel weekend di sabato 1 e domenica 2 agosto Malonno sarebbe tornato sotto i riflettori per il 57esimo binomio Pitt Street Vertical Fletta Trail. A rendere possibile l'ormai classico rito estivo della cittadina camona, una squadra organizzativa che fin dal post-Covid ha saputo intravedere la tanto agognata luce in fondo al tunnel, trasformando le speranze dei runner in certezze. Il rischio sanitario, ovviamente costretto il presidente Fabio Calzaferri e il suo team, a scelte dolorose in termini di spettacolo, unita al rispetto dei rigorosi dispositivi di sicurezza, ma il lavoro di un'intera comunità è stato comunque per l'ennesima volta premiato dal sold out dei pettorali. Quella 2020 è stata un'edizione senza dubbio anomala. Al di fuori delle gare non vi è stato infatti alcun momento di aggregazione, salvo il solenne cerimoniale del sabato sera, in cui come da tradizione i due vincitori del Fletta Trail della passata edizione hanno apposto la targa con il proprio nome sul monumento eretto all'imbocco della scalinata di Piazza della Repubblica. A rendere tuttavia ancora più speciale l'evento, quasi fosse una consolazione, la freschezza dei tantissimi ragazzi accorsi a Malonno in occasione dei campionati giovanili a staffetta di corse in montagna. Una triade di eventi che per 2 giorni hanno animato, come ogni estate, il paese per eccellenza del mountain running. Partenza da Moscio ed arrivo alla Malga Campella, 3,5 km, 1000 metri di dislivello verticale, e ad attendere i concorrenti l'immancabile muro che anno dopo anno ha saputo trasformarsi in un'arena, fissando istantanee che hanno fatto la storia. Tutto questo è il Pitt Street Vertical che anche nell'edizione 2020, nonostante le restrizioni Covid, ha regalato a pubblico e atleti grandi emozioni. A trionfare in campo femminile l'eterna favorita nonché detentrice del record Andrea Mayr. L'austriaca, al termine di una prestazione maiuscola per forza e tecnica, si prende il tris, la sua terza vittoria consecutiva, stoppando il cronometro a 38 minuti e 35 secondi. Capolavoro dinanzi al quale nulla hanno potuto le dirette avversarie, lo scricciolo Erika Gelfi, portacolori della Valle Varaita, e l'esperta slovena Mojca Koligar, raggiunta al traguardo con oltre 2 minuti di ritardo rispetto alla Mayr. Quarto posto al cospetto delle grandi per Ilaria Veronese, presentatasi davanti alla rediviva Dimitra Teokaris. A completare la top 10 la giovane Giulia Murada, settima Chiara Giovando, ottavo posto per Ilaria Bianchi, nono per Elisa Compagnoni e infine decima posizione per la beniamina di casa Valentina Velotti, fisicamente non al meglio ma al via in virtù dell'affetto che la lega all'Unione Sportiva Malonno. E se
la prova in rosa ha rispettato le attese della vigilia, lo stesso è stato per la gara maschile. Il perfetto epilogo di una settimana di spasmodica attesa per la sfida tra il campione in carica Henri Aymonot e la giovane promessa di Vermiglio Davide Magnini. Uno scontro tra titani risoltosi con il successo del runner valdostano che già al Cap di Landò ha saputo dare vita al forcing decisivo che lo ha portato in solitaria per correre il muro verticale. Una parata trionfale quella di Aimo che giunto sulla cima ha fatto segnare un crono stratosferico, 34 minuti e 10, pagando solo un secondo di ritardo sul record assoluto firmato da Francesco Puppi nel 2017. Dietro al portacolori di Sportification, come da pronostico, l'alfiere delle Valli di Non è Sole Magnini con 35.01. Terzo posto per l'irlandese d'alta scuola Zaccanna. Medaglia di legno per il transalpino Sylvain Cachard ed ottimo quinto per Martin De Matteis che sta ad iniezione di fiducia. Sesta posizione per Andrea Rostan, settima per Luca Del Piero. A completare la top 10 Timotei Beccan e Bernard De Matteis e soprattutto il capitano dell'Unione Sportiva Malonno Emanuele Manzi per un pit di vertical che anche in questa inedita edizione 2020 ha portato sotto i riflettori il meglio del mountain run. Duro come sempre, è stata la mia prima gara da molto tempo, e mi sono sentito bene e ho fatto distanza ai concorrenti molto presto. È bellissimo che c'è tanta gente sul percorso che fanno i tifosi e fanno tanto rumore. Sì, oggi è andata bene, ho cercato di giocare al meglio le mie carte che erano partire tranquillo, regolare, e poi cercare di fare una gara in progressione se le gambe ci sarebbero state. Fortunatamente ci sono state e dalla seconda metà di gara sono riuscito a ingranare un bel rapporto e andare via a buon ritmo. Mi dispiace di non aver battuto il record di Francesco Puppi per pochi secondi, ma bello stimolo per le prossime volte e spero tantissimo che ci sia anche lui. Questo è un percorso che amo particolarmente, molto congeniale alle mie caratteristiche. Da pelle d'oca e tornerò sempre qua a Malonno, fin quando non sarò vecchietto col bastoncino. Sono veramente contento della mia 10ª piazza, al cospetto di tanti ragazzini che potrebbero essere miei figli. Quindi la soddisfazione più grande per me, visto che alleno anche un gruppo di ragazzini qua a Malonno, è vedere crescere dei giovani e appassionarsi a questa disciplina che li porta a scoprire le nostre montagne e a farle conoscere in tutto il mondo. Sono molto contento oggi della mia gara. Ho un pelo di rammarico nel finale, ero a 10 secondi dal terzo, ci ho provato ad andare a prendere il terzo e il quarto, ma sono arrivato quinto e ho fatto il mio personale di un minuto e mezzo qui sul Pistri Vertical col caldo che faceva. Non avendo più fatto gare quest'anno, che è un anno particolare, sono molto contento. Ma il più contento di tutti deve essere mio fratello che ha fatto una gran gara, non è in gran condizione sia fisica che mentale, e oggi ha tirato fuori i cosiddetti come da capitano vero della corsa in montagna. Sì, grande Berni. Ma io... scusate, ma niente. Un po' emozionato, dai. Sono contento, sto passando un periodo non facile e ho tirato fuori gli attributi e da capitano della nazionale ho dimostrato che anche quando le cose non vanno tanto si può fare il risultato. Grazie a tutti. Il campionessa mondiale dall'Austria Andrea Mare. Ecco qui il podio della gara maschile edizione 2020 del Pistri Vertical, con il vostro applauso, questo applauso finale qui sulle montagne della Val Camoica. Archiviamo questo Pistri Vertical 2020, un po' strano, un po' diverso, ma comunque davvero emozionante dal punto di vista sportivo. Due grandi gare, tanti atleti che hanno voluto rimettere le scarpette ai piedi, anche se la condizione non era ottimale, e si sono cimentati qui a Malonno, quindi siamo veramente felici di tutto ciò. Tutto è andato per il verso giusto, il tempo ci ha voluto bene
ed ora ci concentriamo sui prossimi appuntamenti di questo weekend, perché è un weekend veramente lungo, un weekend di gare, un weekend di un piccolo ritorno alla normalità, e quindi ci concentriamo sul resto ora. Dopo lo spettacolo del Pit Vertical, sabato 1 agosto una ventata d'aria fresca ha fatto tappa a Malonno, non solo per il temporale che si è abbattuto in alta valle nel tardo pomeriggio, bensì perché la cittadina camona ha ospitato i campionati giovanili a staffetta di corse in montagna. Un evento che per qualche ora ha saputo rubare la scena ai runner elite protagonisti nella cosiddetta Home of Champions. Impegnate in campo gara su due percorsi differenti, le categorie cadetti allievi, alle quali si sono accompagnate le gare open per le classi ragazzi e ragazze. Alcune delle società più blasonate del mountain running tricolore si sono infatti date battaglia nel suggestivo sito minerario di Malonno, in uno straordinario mix di saliscendi, strade bianche, asfalto e sentieri boschivi, con la zona del cambio posta in piazza Repubblica sotto il noto portale del Fletta Trail. Al termine di una giornata carica di adrenalina, a trionfare tra gli allievi è stata la podistica Valle Varaita, mentre tra le allieve è successo per le trentine dello Sport Club Merano. Tra le ragazze è da segnalare il quarto posto di Federica Occhi, portacolori dell'Atletica Valle Camonica, mentre tra i ragazzi secondo posto per Cristian Benzoni dell'US Eronio. Una società, quella bergamasca, protagonista assoluta nel risultato più eclatante di giornata. Grazie alla coppia composta da Nicola Morosini e Nicola Zani, l'Unione Sportiva Rogno si è infatti laureata campione d'Italia tra i cadetti con 29 secondi di vantaggio su Mont Saint-Martin. La vittoria sudata, faticosamente conquistata, è perciò largamente festeggiata, mentre tra le cadette tricolore appannaggio dell'Atletica Valle di Cembra. Una giornata indimenticabile non solo per gli organizzatori, autori di una manifestazione pienamente riuscita, ma anche per coloro che, forti della loro giovane età, si affacciano all'universo del mountain running con grandi speranze. Siamo felicissimi, non ci aspettavamo questi numeri, ma questo vuol dire che c'è voglia di tornare alla normalità, anche se normalità vera non lo è, però c'è voglia di gareggiare, c'è voglia di tornare a fare sport come si deve. E oggi è veramente stata una grande giornata di sport, perché questi ragazzi danno tutto e hanno dato tutto, li vedi al traguardo quando si buttano a terra. Siamo davvero felicissimi per questo campionato italiano, per esserci riusciti, e adesso ci catapultiamo a domani con il nostro Fletta Trail. Spettacolo del Pit Vertical e la freschezza dei campionati giovanili a staffetta di corsa in montagna, domenica 2 agosto Malonno si è svegliata con il cuore a mille. Finalmente è arrivato il momento più atteso, più emozionante della due giorni camuna, e giunta l'ora del Fletta Trail. 21 km di tracciato immersi tra natura e contrade, contrassegnati da 1100 metri di dislivello e accompagnati da un tifo infuocato che rappresenta al meglio il patrimonio storico della cultura sportiva e non solo del paese della corsa in montagna. Una cavalcata tra boschi e pascoli segnata dai quattro gran premi della montagna: Tedda, Narcos, Campas e Place di Prat del Bis. Una corsa storica molto apprezzata a livello internazionale è giunta alla sua 57esima edizione, che ha sancito al maschile il trionfo a sorpresa di Francesco Puppi al termine di un duello che resterà negli annali con il francese Sylvain Cachard. L'epilogo domenicale è infatti dell'incredibile, con il transalpino che in testa all'ultimo chilometro viene infilato da Puppi nei pressi del traguardo.
Un cedimento che lascia campo alla volata solitaria del Comasco, conclusa in 1 ora 26 minuti e 27 secondi. Il portacolori della Valle Brembana ha messo così alle sue spalle non solo il rivale d'Oltralpe, ma anche l'ultra favorito nonché detentore del titolo, Cesare Maestri. Quarto posto per Martin De Matteis, quinto per Zaccanna. Sesto Gabriele Bacchioni, in forza Lare Castello. Alberto Vender, Luca Merli, Jacopo Brasi e Bernard De Matteis completano la top 10. In campo femminile è successo invece al quarto assalto per Elisa Sortini, che sfiora di poco meno di mezzo minuto il record tenuto dalla mitica Sara Buttarelli, facendo segnare 1 ora 41 minuti e 38 secondi. Piazza d'onore per Lorenza Beccaria dell'Atletica Saluzzo, terza per Francesca Gheppi. Quarto piazzamento per Moika Koligar, quinto per Alice Gaggi, sesto per Ilari Veronese e ancora settima Dimitra Teocaris, ottava Gloria Giudici, nona Martina Vilora, decima Moira Guerini. Da parte mia ho il merito forse di aver tenuto duro fino alla fine e di averci creduto. Ho visto sempre avvicinarsi, sempre di più avvicinarsi il francese Sylvain Cachard, con cui ho condiviso praticamente tutta la gara. E alla fine eravamo veramente entrambi molto stanchi e penso che queste gare alla fine si vincono con la testa, perché è questione di soffrire, chi sa soffrire di più vince alla fine, perché le gambe nessuno le ha più. È un po' impossibile. Probabilmente lui mi ha visto arrivare da dietro abbastanza veloce, perché io avevo già lanciato la volata. Si è un po' impaurito, non so cosa abbia pensato. Ha avuto quasi un momento di mancamento e io l'ho sputato per vincere proprio negli ultimi 100 metri. Ho avuto quasi paura di inciampare sugli ultimi scalini, ma per fortuna è andata bene, dai, per me è una vittoria super. È stato il primo test quest'anno per vedere lo stato di forma, la condizione. Sono davvero contenta perché è importante confrontarsi con le avversarie, con le altre ragazze. La gara è andata bene, oggi ero in forma, non posso dire il contrario, ho migliorato il mio crono. È un percorso davvero veloce, quindi in realtà non è il mio percorso e quindi sono davvero contenta di aver vinto e ringrazio l'organizzazione per averci dato questa opportunità di gareggiare finalmente. Sin dall'inizio comunque è stato tutto un punto di domanda questa 57esima edizione, per il semplice fatto che tutte le normative erano in continuo cambio e comunque noi abbiamo voluto portare avanti, perché comunque crediamo che se le cose si possono fare vanno fatte, uno nel rispetto di tutte le persone che per 57 anni comunque hanno dato del loro, hanno creato, hanno portato avanti e hanno trasmesso anche a noi questa passione che va oltre a quello che è la corsa in montagna, ma è proprio un amore platonico per quello che è lo sport. Detto questo, ci dispiace perché abbiamo dovuto comunque apportare delle restrizioni abbastanza significative in tutto quello che è il corredo. Un ringraziamento dovuto e sentito quest'anno più che mai va in primis a tutte le persone che comunque, quando se ci si avvicina al Flettata Rail, si fanno avanti, sono presenti, aiutano. Quest'anno lo sforzo è stato comunque maggiore, ma sono state ancora maggiori le persone che comunque ci hanno aiutato. Oltre a loro, lo sforzo disumano di tutti gli sponsor che praticamente si sono riconfermati. E si deve iniziare a pensare all'anno 21. L'anno 21 speriamo ovviamente di non dover più attuare queste norme che ci comportano determinati atteggiamenti. Speriamo che si possa tornare alla vera normalità e non a una normalità un po' diversa.
e da settimana prossima inizieremo già a valutare cosa fare il prossimo anno. Un evento pienamente riuscito che manda in archivio l'edizione della paura e delle incertezze in attesa che il 2021 possa segnare il ritorno alla festa, agli abbracci e alla condivisione di quei valori che dagli anni 60 a questa parte hanno reso Malonno il paese della corsa in montagna.